Ok, allora, ditemi se mi sbaglio. Sento spesso dire che gli artisti di oggi sono poveri e che l'intera industria discografica è crollata. Damn, fatemelo dire, probabilmente dopo questo video cambieranno idea. Bene, nel video di oggi voglio levare un po' di confusione a riguardo e voglio mostrarvi quanto pagano singolarmente ogni piattaforma di streaming musicale. A partire da quelle un po' più conosciute che utilizziamo tutti i giorni come Spotify, YouTube ed Apple Music, fino a quelle meno utilizzate come Tidal e Napster. Sì, e se ve lo state chiedendo, ci sono parecchie differenze tra di loro. Alcune pagano notevolmente di più, altre notevolmente di meno. Quindi andremo anche a vedere quale paga di più gli artisti e quale invece li paga meno. E non solo, ti spiegherò anche come aumentare i tuoi guadagni tramite le royalties di tutte queste piattaforme. Andremo quindi a vedere anche altri dati interessanti come quanti utenti utilizzano quella piattaforma. Sì, perché è un dato ovviamente molto importante, perché se la piattaforma non viene utilizzata, anche se paga tanto, non avremo un buon guadagno dietro. Andremo a vedere quanto pagano per 1000 ascolti, andremo a vedere anche quanto pagano per 1 milione di ascolti. Ho trovato anche molti grafici molto interessanti che ti voglio mostrare in questo video per valutare quanto paga una piattaforma di streaming. Quindi ti chiedo, se sei interessato, di seguire il video dall'inizio fino alla fine. Dunque, partiamo subito dal principio. Come fanno queste piattaforme a pagarci? Beh, è molto semplice. I guadagni che noi riceveremo, che si chiamano royalties, vengono direttamente dagli utenti che sono abbonati alla piattaforma e dagli utenti anche che non sono abbonati alla piattaforma e che quindi avranno degli annunci pubblicitari o degli sponsor mentre ascolteranno la musica su quella piattaforma. E dunque, grazie proprio a queste piattaforme di streaming musicale, attualmente, per quanto riguarda l'industria discografica, la situazione è questa. Quindi, come possiamo vedere dal grafico, sì, c'è stata una discesa per quanto riguarda l'epoca 2001. Questa è dovuta soprattutto ai programmi che ci permettevano di scaricare musica illegalmente e gratuitamente come emule. E piano piano c'è stata una risalita proprio grazie allo streaming. Lo streaming, in questo grafico lo possiamo vedere, praticamente da questa parte molto blu scura. Come possiamo vedere, ogni anno non ha fatto altro che aumentare, anche notevolmente, quasi raddoppiando ogni singolo anno dal 2012 in poi. Se non sbaglio, infatti, guardando questo grafico, i primi servizi di streaming popolari utilizzati come Spotify sono nati circa nell'epoca 2008, 2009, 2010, quindi sì, grazie a queste piattaforme gli artisti hanno cominciato a guadagnare sempre più soldi. Quindi sì, grazie a queste piattaforme di streaming musicale l'industria discografica non ha fatto altro che aumentare la sua revenue ogni anno. E questo ovviamente non è tutto per quanto riguarda il guadagno che può avere un artista nel 2020. Questo qua che vediamo nel grafico riguarda soltanto le vendite fisiche, gli streaming totali, riguarda i download, i diritti alle proprie performance e le synchronization. Quindi è comunque una piccola parte, perché gran parte attualmente del guadagno che ha un artista viene proprio dalle performance live, dalla vendita di merchandising e dalle sponsorizzazioni. Tutte cose che un tempo, sì, magari c'era soltanto il merchandising, ma non erano così sfruttate in industria discografica come in questo momento. Ok, detto questo, prima di vedere quanto pagano specificatamente ogni piattaforma di streaming musicale per stream, una parola allo sponsor di oggi, iMusician, che ha reso possibile questo video. Grazie ad iMusician possiamo distribuire la nostra musica su più di 200 piattaforme di streaming musicale. Sì, avete capito bene, 200 piattaforme, a partire da quelle più popolari come Spotify, YouTube e Apple Music a quelle meno conosciute. Aggiungo che da oggi fino alla fine di agosto è attiva la loro Summer Promo, che ti permette di distribuire la tua musica tramite 3 pacchetti a metà prezzo. Se sei interessato, tutti i link sono qua nella descrizione. Ok ragazzi, questo è un calcolatore di royalties online che, a seconda del servizio di streaming che andremo a scegliere come Spotify, Apple Music, Tidal eccetera, ci fa vedere per numero di stream quant'è il nostro guadagno effettivo. Dunque, io ora per esempio metto Spotify e metto 1000 stream e però andrò a paragonare con le altre piattaforme. Dunque ci dice che Spotify con 1000 stream ci fa guadagnare esattamente 4 dollari. Dunque, questi 4 dollari ovviamente vanno valutati, perché dipende anche dal contratto discografico che abbiamo, oppure se abbiamo utilizzato un distributore, quindi distribuendo la nostra musica da indipendenti, dobbiamo vedere se abbiamo il 100% della revenue. Se non abbiamo il 100% della revenue, ovviamente non andremo a guadagnare 4 dollari, ma nel caso, se abbiamo il 100% della revenue, sì, avremo 4 dollari. Ok, andiamo ora a paragonarlo invece con le altre piattaforme. Per esempio con Apple Music ci dice che avremo invece 5 dollari, quindi sostanzialmente c'è una differenza molto bassa. Andiamo a vedere invece altre piattaforme, andiamo a vedere come Tidal, che è abbastanza risaputo per essere una piattaforma, forse la piattaforma che attualmente paga di più, ma non ne sono del tutto sicuro. Andiamo a vedere, con 1000 stream paga 12 dollari. Ok, 12 dollari ovviamente sono molto di più dei 5 dollari di Spotify. È una gran bella differenza, soprattutto se parliamo di numeri molto grandi.
per esempio, andiamo a mettere 1 milione di stream, ok, con 1 milione di stream su Tidal abbiamo 12 milioni di dollari. Se invece lo andiamo a riconfrontare con Spotify, vediamo che sono 4.000, quindi soprattutto per quanto riguarda i grossi numeri c'è una gran bella differenza. Ovviamente tutti questi numeri comunque sono da comprendere, perché fare 1 milione di ascolti su Tidal è ovviamente molto molto più complicato rispetto a Spotify, e questo ve lo farò vedere molto bene con un grafico che vi andrò a far vedere più tardi nel video, dove andremo anche a vedere quanti utenti utilizzano la piattaforma, perché ovviamente questo fa una gran bella differenza. Ovviamente non serve che lo spieghi, fare 1 milione di ascolti su Spotify è attualmente molto più semplice che fare 1 milione di ascolti su Tidal. Mettiamo sempre caso 1 milione, andiamo a vedere altre piattaforme come magari Deezer, che è comunque abbastanza utilizzata, e vediamo che sono 4.700 euro, quindi è sempre un po' sulla linea di Spotify, un pochino più alta. Andiamo su altre piattaforme, so che anche Napster paga abbastanza bene, vediamo quanto fa Napster. Napster siamo sui 9.000, questo ovviamente è aggiornato al 2020, perché negli anni è comunque cambiato. Sono abbastanza sicuro che Napster un tempo era molto più alto per stream, era anche più alto di Tidal, quindi c'è sempre da vedere a seconda dell'anno. Vi aggiungo anche che Spotify negli ultimi 2 anni è abbastanza diminuito. Ok, andiamo ora invece su YouTube. YouTube è molto meno, probabilmente quella che paga di meno, e siamo su 1.750 euro. Ovviamente questo è dovuto al fatto che ovviamente su YouTube ci sono tanti tipi di contenuti diversi, non è specifico per quanto riguarda la musica, e non solo, molto probabilmente ci sono anche poche pubblicità adatte a un video musicale, molto probabilmente ci sono solo altri video musicali, e quindi YouTube non ti permette ovviamente di fare grosse cifre per le pubblicità che ha. Ok, ora andiamo a vedere anche altre piattaforme magari più piccole come Google Play, che ci dice 15.000, attenzione, abbastanza alto, non me l'aspettavo questo. Andiamo a vedere anche chi c'è rimasto. Abbiamo Amazon 5.000, quindi sempre nella media. Groove Music, ok, Groove Music 50.000, però molto probabilmente anche questo non utilizzerà nessuno, quindi sono tecniche di marketing che utilizzano per farsi pubblico. E andiamo infine su SoundCloud, che è un po' quella meno utilizzata. SoundCloud 1.300, quindi cavolo, anche meno di YouTube alla fine. Un'altra fonte di guadagno è lasciare like a questo video. No vabbè, ovviamente sto scherzando, se però lasci like a questo video ti ringrazio per tutto il lavoro e tutta la ricerca che ho fatto dietro questo video, e mi aiuti anche con l'algoritmo di YouTube, quindi grazie se hai lasciato like. Ok ragazzi, questo è il grafico del quale vi stavo parlando prima, è un grafico veramente molto importante, perché non solo ci fa vedere quanto veniamo pagati per una singola stream, ma anche quanti utenti vanno a utilizzare quella piattaforma, perché se la piattaforma non è utilizzata ragazzi non faremo grandi stream, molto probabilmente faremo numeri molto più grandi su piattaforme molto più popolari, e quindi molto probabilmente guadagneremo anche più soldi nonostante il pagamento per stream è più basso. Dunque, quindi andiamo a vedere questi dati. Purtroppo vi devo dire una cosa, i dati sono aggiornati al 2017 in questo grafico. Ci sono delle leggere modifiche. Generalmente sono rimasti più o meno tutti uguali. Spotify è diventato leggermente più basso perché ovviamente ha preso un fracasso di utenti negli anni dal 2017 a oggi. Ed è passato a 0,03 a 0,02. E Napster è quasi andato a metà. Qua è a 0,01 e praticamente è sceso a metà. Infatti come abbiamo visto prima era anche meno di Tidal. È un pochino sopra Apple Music attualmente. Dunque a destra abbiamo i milioni di utenti che lo utilizzano. Ci fa capire per esempio Tidal, nonostante ci paghi 0,01, che come abbiamo visto era una cosa come 12.000 euro per 1 milione di stream, che sono parecchi, ci dice che per esempio viene utilizzata solo da 4 milioni di utenti. Ok, quindi un quarto di utenti dovrebbe ascoltare il nostro brano. È una cosa abbastanza impossibile ragazzi, a meno che non siamo degli artisti particolarmente famosi. Quindi appunto è molto importante guardare questo grafico, perché ci fa anche rendere conto di quanto è possibile effettivamente guadagnarci. Infatti come possiamo vedere Spotify, nonostante non ha un numero molto alto, allo stesso tempo è anche quella che ha più utenti, mentre invece YouTube, che ha un guadagno veramente molto basso per stream, ha molti molti utenti in più. Quindi generalmente parlando Spotify è probabilmente quella più comoda per qualsiasi artista, a partire da quelli più famosi fino anche a quelli meno conosciuti. Per quale motivo? Perché se non sei un artista conosciuto puoi praticamente ottenere popolarità tramite il loro algoritmo con le playlist. Ho anche fatto un video a riguardo, se lo vuoi andare a vedere ti spiego come aumentare i tuoi ascolti tramite le playlist, e quindi anche come inviarle alle playlist dei curatori, quindi quelle ufficiali di Spotify, e anche quelle non dei curatori, quindi degli utenti singoli che caricano la propria musica, scusate, che creano le proprie playlist all'interno di Spotify. Allo stesso tempo Spotify paga molto bene anche gli artisti che quindi hanno già una fanbase e che hanno già un buon numero di ascoltatori. Perché?
Perché se per esempio facciamo una Instagram Stories e diciamo di ascoltare il nostro brano su Spotify, che attualmente è quello che fanno un po' tutti, allo stesso tempo sappiamo che questi ascoltatori andranno ad ascoltare il nostro brano. Mentre invece se gli diciamo di ascoltare il nostro brano su Napster, quanti andranno ad ascoltare il nostro brano? Probabilmente nessuno. E anche questo è uno dei motivi per il quale gli artisti già famosi, già popolari, che hanno già un buon pubblico, chiedono alla propria utenza di andare ad ascoltare il proprio brano all'interno di Spotify e non su una piattaforma come YouTube, perché per il numero di stream che fanno e il guadagno che ti dà Spotify è probabilmente quella migliore in assoluto per loro. Mentre invece altre piattaforme come magari YouTube, ok, paga veramente poco per stream, però con un video musicale, se non sei un artista popolare, è facile farsi conoscere. Quindi anche per quello che spesso vediamo gli artisti esplodere e invitare gli utenti prima a seguirli su YouTube e poi successivamente gli chiedo di ascoltare l'album in esclusiva su una piattaforma come per esempio Spotify. Ok, cosa ne penso quindi? Qual è la piattaforma sul quale dobbiamo concentrarci per guadagnare bene, allo stesso tempo fare ascolti e sul quale dobbiamo quindi indirizzare il nostro pubblico? Beh, penso che se tu non hai ancora il pubblico, quindi devi ancora crearti una fanbase, tu debba guardarti assolutamente per forza il mio video su come aumentare i tuoi ascolti con le playlist di Spotify. No vabbè, ovviamente scherzo, però sicuramente ti sarebbe d'aiuto. Penso che quello che dobbiamo fare è concentrarci su piattaforme come YouTube, che ha un fracasso di utenti, quindi è più probabile fare ascolti e allo stesso tempo farci conoscere con diversi contenuti video e video musicali, e piattaforme come Spotify tramite le playlist, sia ufficiali che quelle non ufficiali. Credo che queste due sono le piattaforme principali su cui dobbiamo concentrarci. Ripeto, per quanto riguarda attualmente, e sto parlando dell'anno 2020, sì, c'è la pandemia qua. Allo stesso tempo, se sei un artista popolare e stai guardando questo video, cosa stai facendo della tua vita? Concentrati probabilmente su Spotify, assolutamente, per quanto riguarda quello che ti paga in stream e la possibilità che tu hai di fare stream, Spotify è assolutamente migliore, non c'è alcun dubbio a riguardo. Ovviamente con questo non sto dicendo che tu debba mettere la musica solo ed esclusivamente su Spotify, assolutamente no. Su più piattaforme carichi la tua musica, meglio è e più opportunità avrai per crescere e di guadagnare con le tue stream. Quindi più piattaforme hai, su più piattaforme la tua musica, meglio è. Questo poi ovviamente è il mio parere personale, analizzando la situazione, ognuno ha il suo e sta a te ovviamente valutarlo. Dico comunque Spotify perché Spotify ci lascia anche altre opzioni per guadagnare soldi, non solo i royalties, ne ho anche parlato in un video, se volete lo lascio qua in descrizione. Grazie a Spotify possiamo anche inserire il nostro merchandising direttamente nel nostro profilo Spotify e possiamo anche inserire i nostri concerti, che sono funzioni molto utili, soprattutto quello del merchandising per quanto riguarda solo ed esclusivamente il nostro guadagno. Ok, il video del quale vi stavo parlando ve li lascio subito qua. Il mio nome è Shaki, spero che questo video ti sia stato d'aiuto, se è così ti chiedo di lasciare un bel mi piace, iscriviti al mio canale YouTube e noi ci becchiamo al prossimo video. Grazie per aver seguito, seguimi anche su Instagram, il mio nome è Shaki Music e al prossimo video, bella!